Si potrebbe parlare, se non di una grande, perlomeno di una piccola invasione di bambolotti. Alcune delle notizie degli ultimi giorni di tvblog.it riportano infatti news relative a linee di giocattoli ispirate a prodotti cinematografici e televisivi già di culto o in arrivo. Dopo la notizia che la Hasbro ha messo in vendita sul suo toy shop il bambolotto Slash in Action Wolverine in attesa dell'uscita di X-Men Origins Wolverine, arriva un'altra notizia riguardante uno dei franchise più amati degli anni Ottanta. Quest'anno infatti i Ghostbusters, i cacciatori di spettri affini armati di zenni protonici, compiono 25 anni e in occasione di questa ricorrenza, che sarà sancita dall'uscita del videogame a giugno, la Mattel rilancia i mitici personaggi con una miniserie di action figures. Presentata alla New York Comic Con, la collezione è composta dal pestifero fantasmino verde Slimer e dai quattro acchiappafantasmi, che hanno le fattezze dei loro interpreti originali Bill Murray, Dan Aykroyd, Harold Ramis ed Ernie Hudson. Le action figures dei Ghostbusters saranno in vendita sul sito Mattel Collector a partire dall'autunno 2009. Intanto, il sito ufficiale di Dollhouse, la nuova creatura del papà di Buffy, Joss Whedon, lancia la collezione dei Paper Toys della serie in vista della messa in onda del telefilm, prevista per il 13 febbraio sul canale americano Fox. Questi giocattoli riproducono le fattezze dei protagonisti e non a caso il template del bambolotto di carta che vi mostriamo riproduce quelle della bella Eliza Dushku, che in Buffy interpretava la cacciatrice di vampiri Faith.